SPS Italia 2015, ben ritrovati. Noi siamo in compagnia di Giampaolo Ferrari, amministratore delegato di Comoli Ferrari. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. I distributori, ormai siamo alla quinta edizione di SPS Italia, continuano ad aumentare di numero. Dunque la domanda viene naturale: è un collettore ormai SPS? Qual è il valore per voi distributori? E credo che nella crisi delle fiere che c'è ormai da diversi anni, SPS dimostri quanto fiere specialistiche possono ancora mantenere alto l'interesse da parte degli installatori, di tutti i professionisti, degli operatori, proprio in un indirizzo e in uno sviluppo che questo settore sta avendo in particolare negli ultimi anni, dovuto proprio a questa crisi che c'è nel settore più tradizionale. E quindi diciamo un po' ci si butta dove il mercato dà delle aperture, dei nuovi indirizzi. E anche la distribuzione, mentre è stata fino a qualche anno fa più tradizionalista sui settori più tradizionali, soprattutto sul civile, da qualche anno a questa parte c'è un indirizzo e un interesse maggiore certamente a interessarsi, anche se non è così semplice, perché per entrare in questo mercato vuol dire avere alta professionalità, una preparazione, una cultura di base, e quindi non tutti sono stati in grado di farlo. Però la crescita di questi ultimi anni è proprio legata al fatto dell'interesse maggiore e dell'investimento che i distributori stanno facendo in questo settore. Per il vostro settore, effettivamente, oggi la parola d'ordine è Industria 4.0, questo è il focus di SPS 2015. Qual è il trend che vi aspettate, la sfida più importante per il vostro comparto, a partire proprio dall'automazione, naturalmente? Ma adesso, sentendo un po' i dati, sicuramente i prossimi 3-4 anni sono ancora caratterizzati da una crescita importante del settore dell'automazione industriale, per cui, come dicevo prima, l'interesse nostro è quello di seguire quei mercati che sono in crescita. Adesso è noto che tutto il settore dell'edilizia civile è in crisi fortissima e penso che per almeno qualche anno non cambierà un po' la curva e il trend. Per cui questi settori, come altri settori specialistici, sono sicuramente nell'interesse nostro. Adesso, oltre all'automazione industriale, certamente c'è un altro aspetto di automazione che è la domotica nel settore civile, quindi creare valore aggiunto ai pochi impianti o alle ristrutturazioni che si stanno facendo. La sicurezza è un altro settore che sicuramente è in crescita e che si sta seguendo, quindi la compensazione di dove si fa di meno nel tentativo di cercare di fare di più. Ma oserei dire anche a livello industriale, anche nelle piccole medie industrie che hanno sempre lavorato nel mercato italiano, oggi si affacciano molto di più sui mercati esteri, che sono quelli che stanno trainando, e questo comporta sicuramente un interesse maggiore da parte di tutti. Sono numerosissimi i visitatori che fin dalla prima giornata arrivano qui a SPS 2015. Allora le chiedo, quali sono le domande più ricorrenti, l'interesse primario? Beh, intanto l'interesse è di crescere professionalmente, quindi sicuramente la ricerca da parte di molti installatori è di entrare in questo mercato e di capire come può funzionare questo mercato. Sto parlando ovviamente di chi si sta affacciando e chi vuole crescere dal punto di vista professionale. Quindi da parte nostra dare consulenza, dare aiuto, dare supporto. Quindi sono tutti valori certamente che sono abbastanza nuovi nel settore nostro, perché erano di pertinenza fino a pochi anni fa esclusivamente dell'industria. Oggi ci stiamo sostituendo in buona parte anche all'industria, proprio offrendo al cliente un aspetto proprio consulenziale importante. Grazie allora Giampaolo Ferrari, grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Grazie.